Uno o due giorni dedicati agli appassionati delle due ruote, una vetrina lungo il percorso del Bike to Coast, ma con un occhio sempre rivolto alla sicurezza, soprattutto di questi tempi. Si è aperto il Cerrano Bike Expo, che si snoda tra il Parco della Pace a Pineto, sulla pista ciclabile e lungo le vie della cittadina adriatica. Una fiera della bicicletta per rappresentare le numerose discipline del mondo dei pedali e un'occasione anche per tanti espositori del mondo bike. Un evento inserito all'interno del progetto Biciclettica, la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e che da anni vede operare in sinergia i comuni del Cerrano, Roseto, Atri, Silvi e appunto Pineto. Oggi il tema della giornata portato all'attenzione è stato proprio il tema delle piste ciclabili e su questo stiamo lavorando e ci stiamo concentrando, perché se da una parte parliamo di mobilità sostenibile, parliamo di ambiente, parliamo di salute, parliamo anche di economia, perché spostarsi in bici sicuramente è più economico, parliamo di inquinamento perché meno inquinamento in bici, dall'altra parliamo di sicurezza, perché di sicurezza stradale nello specifico, perché accadono davvero tanti drammi per le strade, e quindi quanto più saremo bravi, come dire, a creare dei percorsi riservati ai ciclisti e ai pedoni, e più diciamo andremo a ridurre questi numeri che poi ahi noi ci portano ad avere anche perdite diciamo durante l'anno. E all'interno della due giorni spazio anche per una pedalata per uno dei testimonial della manifestazione, l'ex campione Alessandro Petacchi. Ne ha approfittato per fare un giro sulle strade della costa abruzzese. Ieri ho fatto dalla partenza del monumento di questa ciclopedonale che sta per essere insomma terminata, hanno detto ci vorrà ancora un annetto e mezzo, e è una bella iniziativa. 130 km di ciclopedonale sono veramente tanti e è importante per la sicurezza sicuramente del ciclista, del pedone. Purtroppo in Italia tutti i giorni ne succedono tante, anche durante il Giro d'Italia abbiamo visto quello che è successo, e sono brutte. Purtroppo tante volte siamo un po' poco rispettati, no? E capisco che magari diamo fastidio in certi momenti, però qui ho notato un po' le strade rotte e questo ti porta magari a evitare la buca, andare un pochino più in mezzo alla strada e può dare ancora più fastidio all'automobilista, ecco. Però nel rispetto di tutti credo che fare un'iniziativa così e promuovere questa cosa, questa ciclopedonale è molto importante.